Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno Lombardia, vado subito a presentare i miei ospiti. Buongiorno Fabrizio Petit, socio sostenitore della Lega. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno ad Emanuele Monti, presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali per la Lega. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno nelle presentazioni a Furio Suvilla, lista civica Vigevano Futura. Buongiorno. Buongiorno e al tesoriere nazionale di Più Europa, Valerio Federico. Buongiorno, buongiorno Lombardia. Allora, siamo al completo, come state? Mi rivolgo a voi che ci seguite, il numero lo vedete in sovraimpressione, lo 02-3200-46240, chiaramente noi vorremmo parlare di altro, vorremmo, ma non possiamo perché siamo ancora, direi, in piena emergenza, è giusto Monti, come mai? Guardate, virus in Italia, quasi 1700 casi, 41 i morti, insomma 600 i ricoverati, 83 diciamolo per fortuna i guariti, perché anche questo è un dato da sottolineare, ne siamo molto felici, però 600 ricoverati, io credo che anche per la Lombardia e non solo sia un'emergenza sanitaria dal punto di vista proprio strutturale, no? Di forza lavoro, di impegno. Guarda, sono stato proprio lunedì al Policlinico San Matteo a Pavia, dove stanno svolgendo uno dei lavori chiave sul coronavirus, e ringrazio da qua il personale medico, sanitario, amministrativo, perché visto con i miei occhi hanno trasformato un ospedale, un policlinico, dalla sera alla mattina per riorganizzare gli spazi e fare in modo che ci sia una presa in carico del coronavirus. Dopodiché è chiaro che un'esplosione dei numeri non regge. Cioè, dobbiamo essere consci che anche delle misure draconiane, dure, durissime nelle zone rosse, sono necessarie, perché il rischio di non tenere i posti letto, come si sta dicendo, è realmente concreto. Ecco, questo è un elemento da sottolineare, Federico, perché noi tanti dicono, insomma, ci sono anche le varie versioni dei virologi, chi dice è poco più di un'influenza, che poi è la versione che ha riferito anche il presidente della regione, ma allo stesso tempo c'è anche chi dice attenzione, però non sottovalutiamo questo aspetto, l'aspetto anche della difficoltà di gestire un numero che aumenta, e indubbiamente i casi aumentano. Infatti il dato interessante è preoccupante, se ci fate caso, è proprio quello di ieri sera verso le 6, quando è stato comunicato, cioè quello che rispetto al giorno precedente ci sono stati oltre 500 casi segnalati di malati di Covid-19, quindi che hanno contratto la malattia. E questo è accaduto in un giorno, ed è la prima volta da quando, dall'inizio della crisi, che in un solo giorno si hanno più di 500 malati. È vero, sono aumentate anche le persone guarite, ma questo è naturale visto il numero complessivo. Il vero punto è quando noi raggiungeremo, diciamo così, il punto più alto, e questo è veramente imprevedibile, e effettivamente ci vorrà almeno una settimana per capire se le misure messe in piedi nelle zone rosse, ma anche nelle zone gialle, ormai le nostre zone delle regioni del nord non rosse sono state definite gialle dal governo, quindi con determinate misure previste, noi entro una settimana dovremo capire se queste misure sono state efficaci. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture sanitarie di cui tu parlavi, il problema era prevedibile, probabilmente non è stato previsto, come dire, immediatamente, ma insomma adesso si sta facendo l'impossibile, quindi adesso è inutile andare a vedere se ci sono state responsabilità particolari. I posti evidentemente in terapia intensiva sono quelli dove si gioca tutta la questione della gestione, e in Lombardia sono tanti rispetto all'Italia, ma sono sicuramente pochi rispetto a quello che può accadere. E l'altro dato è il personale. Effettivamente il personale si stima già che possa essere a giorni insufficiente. In questo caso, per esempio, mi viene in mente la soluzione che hanno trovato i cinesi nella provincia di Wuhan: hanno importato circa 30.000 tra medici ed infermieri dal resto della Cina. Oggi in Lombardia, ieri, ci sono stati dei trasferimenti da ospedale ad ospedale rispetto evidentemente a quelli più sotto pressione, Lodi ed altri, ma è verosimile che uno, potremmo a un certo punto in Lombardia avere bisogno di medici da altre regioni. Due, potremmo avere la necessità di portare dei pazienti dalla Lombardia
ad altre regioni proprio per, come dire, venire incontro all'emergenza. È vero, piano di emergenza, terapie intensive raddoppiate e soprattutto l'obiettivo, comunque l'ipotesi, è anche riaprire, pensate, gli ospedali chiusi, ma come? Tra l'altro anche questo, c'era stata della polemica quando sono stati chiusi perché sono stati magari spostati in un unico polo più grande, adesso potrebbe essercene bisogno, Monti, poi voglio sentire anche gli altri ospiti. C'è un tema emergenziale che non è un tema strutturale, non è che noi possiamo pensare di avere strutturalmente, ma noi in Italia, in Lombardia, in America, in Cina, nessuno nel mondo ha diciamo, la prontezza di avere delle strutture dedicate a quello. Sarebbe anche un errore, perché se noi avessimo delle strutture aperte in attesa di una crisi che costano, vorrebbe dire togliere risorse per le cure, e sappiamo in un sistema che comunque oggi ha bisogno di risorse, di medici, eccetera. Sulla questione dei medici noi ci siamo mossi, devo dire, da anni, e forse oggi anche grazie a questa cosa stiamo riuscendo ad avere delle risposte dal governo. Da un lato la possibilità di assumere dei medici andati in pensione, voi sapete che la normativa prevede 65 anni e questa cosa ovviamente va a portare in pensione tanti medici di grande qualità, e ci è stata data l'autorizzazione per riuscire a riassumere pro tempore questi medici. Saranno tante centinaia di persone che anche arriveranno. Anche lì noi domandiamoci cos'è che non ha funzionato, perché Monti, insomma, dobbiamo possibilità non voglio fare polemica perché non è il momento di fare polemica, però tutti i virologi, non un virologo, tutti i virologi, tutti, cioè, non solo gli italiani adesso, anche quelli internazionali, ci dicono una cosa: noi dovevamo bloccare gli arrivi dalla Cina prima e dovevamo mettere in quarantena le persone che arrivavano dalla Cina prima. Infatti oggi stiamo pagando le conseguenze di quelle scelte non fatte e di avere un virus che sta girando in mezzo paese, in mezzo Europa, perché la responsabilità non è solamente italiana, è europea. Nessuno ha fatto niente, pur sapendo, mi diceva il capo della virologia del San Matteo, che sapete perché si chiama 19? Sapete perché si chiama 19? Perché è stato scoperto nel 2019. E uno dice, ma come? Si è iniziato a parlare a gennaio del 2020? E no, perché questo virus è girato tra tutte le mail dei virologi, anche italiani, il 30 dicembre 2019. Quindi dal 30 dicembre 2019 il governo italiano, il signor Conte, l'Europa erano a conoscenza del Covid-19. Va bene, però c'è un dato, Monti, c'è un dato, poi voglio sentire da casa gli altri ospiti, che quasi metà dei contagiati dove sono a Lodi. Quindi questo è un altro dato importante, cioè c'è una territorialità di fronte a questa emergenza. Perché questa grande concentrazione in questo territorio, su Villa? Ma molto probabilmente per delle coincidenze di coloro che sono stati contagiati anche per primi, anche perché essendo un virus nuovo. Beh, ricordiamo che è arrivato a Roma il primo virus in Italia. Sì, questo sì, però poi è stato ben, diciamo così, arginato. Lì sì, però nelle zone del nord, queste sono state quelle in Lombardia primariamente colpite, anche Codogno e compagnia bella, sono tutte zone insomma che sono nell'hinterland milanese, e la parte di Lodi molto probabilmente ha avuto la sfortuna di avere più casi che poi hanno contagiato e allargato l'epidemia. Anche la zona del Pavese sta riscontrando. Sì, Lodi, Bergamo, Cremona e Pavia, i vertici della Pavia, punta. Assolutamente, che è la zona che conosco anche meglio, ha avuto e sta avendo una forte impennata. Ad esempio a Vigevano, da dove vengo io, ha avuto due casi la settimana scorsa, quindi non soltanto di presunte persone contagiate, ma effettivamente dichiarate come contagiate, quindi dal Covid-19, e una terza, che tra l'altro un noto imprenditore che raccontavo prima è stato al MICAM la settimana scorsa, che ha deciso per due settimane per prevenzione di chiudere la sua azienda, che è il terzo, diciamo, acclarato contagiato dal Covid-19. Allora, come ne usciamo da questa situazione? Allora, prima di tutto dobbiamo specificare una cosa, che l'Italia ha il miglior sistema sanitario di tutto il mondo, in particolare la Lombardia ha ancora più di eccellenza. Il fatto che manchino dei posti o dei medici, vorrei ricordare che in terapia intensiva non va il giovane medico né tantomeno quello di corsia, vanno medici che sono ultra specialisti in quel settore come tutto il personale infermieristico. Perciò chiederemo ad altre strutture di poter
diciamo, fare transumanza dal sud al nord di questo. Poi, se vogliamo metterla in caciara politica di nord e sud, vorrei ricordare che il nord è il motore industriale e economico dell'Italia. Perciò il sud, che a noi è caro, che sia ben chiaro, perché il nord ha bisogno del sud, arrivare a dire adesso il sud è meglio del nord vuol dire arrivare a una scissione e soprattutto una rottura di equilibrio sociale, che è la cosa più importante. Però ribadisco, abbiamo un sistema sanitario che ci invidia tutto il mondo. L'OMS ha detto che ciò che abbiamo fatto è stato eccezionale, unico. Dobbiamo credere in noi, bando all'ottimismo, sì, poi prima o poi passerà. Dobbiamo essere invece fiduciosi in quello che siamo noi e di quello che abbiamo allora, noi. Allora, il problema è che siamo in classifica al terzo posto tra i paesi più, cioè sicuramente colpiti. Europei più... C'è qualcuno contagiati. Che specula come al solito. No, però questo è un dato che sicuramente mette un pochino un dato di fatto. Ma però sai, è corretta la riflessione che è stata fatta. Poi noi sento a casa, Ma anche perché, voglio dire, ce lo dice l'OMS, si stanno rendendo conto tutti, comunque... dell'efficienza delle persone, della capacità, della professionalità, certo. E a loro va dato atto. E l'errore è stato politico, ci si è mossi un mese dopo, fine. Cioè, perché sono tutti italiani? Vi siete resi conto che non c'è un cinese che ha il coronavirus? Ma vi siete fatti la domanda? Addirittura è uscito da Dan, che ha preso una querela per procurato allarme, dicendo che c'è un nuovo virus che è solo italiano. Vabbè, un fenomeno, ma ne abbiamo tanti. Perché non c'è neanche un cinese? E anche il personaggio. Perché è talmente tanto tempo che sta girando questo virus indisturbato, senza fare misure di contenimento, che sono le uniche che servono per bloccare. Pronto, il virus. Pronto, adesso poi interveniamo anche, insomma, anche gli altri ospiti. Chi parla? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, sì. Il coronavirus ce lo siamo beccati, adesso dar la colpa a Pinco Pallino, al governo di qua e di là. Siamo tutti dentro nel calderone e non facciamo queste polemiche come al solito. Io sono nella zona gialla, sabato mattina alle 5 ero a Lodi, alle 5 del mattino, sono andato a vedere a pronto soccorso stando dall'esterno, non c'era dentro nessuno, anzi stavano disinfettando, c'erano dentro gli operatori e basta, neanche un ammalato. Allora lei prima di entrare a pronto soccorso dovrebbe prendere, mette la mascherina, fuori ci sono, c'è un apposito, diciamo, portale, mascherina e guanti. Allora, io quello che voglio dire è questo: nel Lodigiano, cari signori, da 4 ospedali ne hanno chiusi 2. Quello di Sant'Angelo, che non fa quasi niente, tranne la parte di infettivi in cui c'è dentro un mio amico, perché il giorno in cui è stato infettato. È mercoledì l'altro, è stato infettato, purtroppo c'era anche quel signore di 38 anni. Lui adesso lui non è positivo, però lo tengono sotto osservazione all'ospedale di Sant'Angelo di Tano, dove ci sono gli infettivi. Sì. Cioè, quello che voglio dire io questo infatti, qua, si sta facendo ancora, scusate, della politica, è colpa mia, è colpa tua, è colpa di quello là, non fate polemiche, cerchiamo di lavorare, se gli ospedali erano 4, forse sarebbe stato meglio. Ok, vabbè, siamo arrivati alla... perché non capivo l'intervento. Allora, il discorso del telespettatore ma diceva... Ma non è corretto, non è corretto. Non è avere 4 ospedali, anzi, è meglio averne uno specialista. È quello che dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello che stiamo facendo anche in Lombardia. Abbiamo già predisposto un piano, addirittura in uno scenario che speriamo non arriveremo, per cui ce ne servirà uno per provincia, con già la dotazione di medici e finanziaria che abbiamo chiesto al governo. Io dopo vado giù a Roma a discutere anche questo, proprio perché a noi serve la iperspecializzazione sul virus, non tutti gli ospedali diffusi sul territorio, anzi lì è il rischio doppio di far contrarre ad altri malati il virus in ospedale. Ma i cittadini non si sentono abbandonati, cioè che devono magari fare tanta più strada per arrivare all'ospedale, si sentono come a dire allontanarsi. Ma non la fanno neanche loro, i cittadini non devono andare in ospedale, anzi lo ripeto anche da qua perché fortunatamente Tele Lombardia fa... comunicazione sana e corretta, non andate in ospedale se avete tutta la sintomatologia legata al coronavirus. Ricordo, sono i numeri, un discorso generico, no, però tanti lo fanno, tanti lo fanno, ancora un terzo dei casi positivi che stanno risultando si autopresentano al pronto soccorso, un terzo. Capite bene
che poi noi abbiamo organizzato in tutti i pronto soccorso della Lombardia, c'è un cosiddetto fast track, c'è una presa in carico immediata appena al triage, però capite che abbiamo creato dei numeri unici, verdi, da chiamare, proprio per avere immediatamente il contatto, i sanitari che arrivano, sorveglianza attiva, i sanitari arrivano a casa vostra, vi prendono, vi portano direttamente in ospedale, cioè c'è un protocollo, una procedura, quindi è importante poi seguirla. Sì, Federico, poi vado a sentire. Vogliamo intanto ricordare che questo virus ha un problema che non hanno altri virus, cioè quello che in alcuni casi è asintomatico e in altri casi ha effetti assolutamente lievi. E quindi questo naturalmente è l'elemento più pericoloso, perché se avessimo degli effetti pesanti, evidentemente ci saremmo indotti a chiedere l'intervento, insomma, dei medici. Mentre per un certo periodo, quando se ne è parlato poco, questo virus, così poco, come dire, sentito fisicamente da chi lo aveva, ha potuto sì, tranne alcuni casi diffondersi. Che sono in rianimazione, però. No, cioè, no, questo è quando poi il virus si trasforma in malattia e la malattia avanza e, come hai detto tu, in alcuni casi meno del 5% si trasforma in forti polmoniti e quindi anche, come dire, a rischio vita. Però c'è da dire che la questione del bloccare i voli, eccetera, io voglio ricordarlo, sì, poi l'Italia, ci arriviamo alla parte economica. No, anche perché l'Italia è stato l'unico paese che ha bloccato, a differenza di quello che fa capire Monti, i voli dalla Cina. Ovviamente la misura non è servita a nulla, ma tardi, non è servita a nulla tardi, per il tardi, ma non è servita a nulla, tardi, infatti gli altri paesi, quelli tardi, che hanno utilizzato, che hanno applicato anche diciamo così, misure più dure come quella a cui tu fai riferimento, non hanno bloccato i voli, anche perché è impossibile bloccare i voli anche di chi fa scalo, eccetera. Esatto, il vero problema è la quarantena, ma vogliamo ricordare che è inevitabile la diffusione di questo virus e che le misure si chiamano di contenimento perché servono a contenere. Non per niente, Monti, non è che della nostra regione abbiamo bloccato le stazioni e gli aeroporti, perché tu sai benissimo che è impossibile, sia per motivi economici che per altri. Quindi il punto è contenere per quello che si può naturalmente. Adesso, finalmente, dopo alcuni ritardi, anche in Lombardia stiamo facendo il possibile per contenere il virus. I cittadini devono avere pazienza, la necessità è quello di posticipare, però attenzione, se noi posticipiamo, non è che posticipiamo un esito inevitabile, prendere tempo è importante sia per preparare le strutture ad accogliere, come abbiamo detto, che anche perché inevitabilmente, sì, passando il tempo, il virus probabilmente, poi ci vorrà un anno come nel caso della SARS, ci vorrà un anno e mezzo, ma a un certo punto il virus se ne va via da solo, così come è venuto, come è successo nel caso della SARS. È durato un anno nel mondo, dopo un anno il vaccino era pronto, quando il vaccino è stato pronto, così, i vaccini non sono stati così utilizzati perché il virus diciamo se n'è andato. Diciamo che ecco, il fatto che non lo si quindi conosca non è un proprio grandissimo vantaggio. No, 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 pronto? Infatti molte cose non sì le sappiamo, per esempio non sappiamo se adesso, quando arriverà il caldo, questo virus, come altri, se ne allora, ci lascerà tranquilli. Allora, i virologi ci dicono questo, che con il caldo più che altro c'è un altro effetto, che le persone stanno più all'aperto, quindi non nei luoghi questo chiusi, e quindi si propaga, si diffonde in minor modo. Pronto, chi parla? Pronto. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Stavo dicendo, volevo dire una cosa. Prego, signora. Adesso noi in questo momento abbiamo bisogno di risorse. E per far fronte a questa emergenza, io dico, adesso ci sono anche tutti questi immigrati che di solito arrivano, si può fare a meno di farne arrivare come stanno facendo arrivare in continuazione, perché gli sbarchi non sono diminuiti, e usare queste risorse per noi che abbiamo questa emergenza in questo momento, no. Oltretutto, cioè, sono state aumentate che anche le sono state aumentate anche le risorse di nuovo per questi immigrati, cosa che Salvini gli aveva già diminuito. Allora, mettiamoci nell'idea che è ora di finirla di pensare sempre agli altri. In questo momento abbiamo bisogno noi, allora, e allora la priorità siamo noi. Perché in questo caso veramente, cioè, se fosse stato un virus che proveniva dall'Africa, ma che c'entrano, che sarebbe successo adesso, non per altro, no, no, a parte perché che non ci sono dati, perciò adesso io sarò sostenitore della Lega, è un virus contro viene l'immigrazione Cina, e tutto, punto. Però bisogna sempre dire le cose come stanno, se mai siamo noi che
che abbiamo dato e portato, perché in Senegal, adesso non mi ricordo più, o no, nel Niger, il caso di coronavirus è di un milanese che è andato giù, perciò non sono loro, anzi loro sono quelli che si ammalerebbero immediatamente, appunto, perché non hanno gli anticorpi verso i nostri determinati virus e batteri, appunto, sì, tutto qui, sì. Cioè non vediamo nell'immigrazione adesso che arriva la peste bubonica, che non è così, proprio per rispetto alle persone. C'è un'esigenza che si sente, cioè che il cittadino in linea generale si sente sempre sì, non, dire... Non si può dare sempre la colpa a qualcun altro. No, ma questo dobbiamo guardarci no. dentro e in questo momento pensare solo ad arginare e a uscirne, senza fare queste situazioni politiche che danno fastidio, ecco. Come toccare che costa una prestazione sanitaria. In emergenza sanitaria nazionale non si deve mai parlare del costo davanti a una vita, mai. Tutto qua. Però anche quello va fatto. Se mi è permesso, io cerco sempre di cogliere le esigenze, perché poi quando si sentono i discorsi dei cittadini possono essere giusti, possono essere sbagliati, possono essere corretti o strampalati, ma danno sempre dei messaggi. E la maggior parte dei messaggi che arrivano sul problema del coronavirus dalla gente è di sentirsi un po' lasciati da parte, abbandonati, nel senso che noi abbiamo sicuramente una struttura sanitaria che funziona e funziona bene, e meno male, e si riesce quindi a tamponare il problema. Però col fatto che si dice sempre state a casa, non vi muovete, quello che viene percepito da tante persone è fattelo a casa tua, arrangiati un po' tu, no? E quindi non venire all'ospedale, non fare qua, non fare là. Prendo un esempio che fu anche sempre quello di Vigevano, del secondo contagiato, il quale a un certo punto non volevano neanche andare a fare il tampone a casa, e lui a un certo punto ha detto o me lo venite a fare, perché io sono stato diciamo a contatto con il primo paziente, il paziente zero, o se mi dite che posso andare in giro, allora mi lasciate andare in giro, non che io devo stare in casa, non mi fate il tampone, non si sa nulla. Sì, devo dire che alcuni hanno avuto difficoltà, anche tanti telespettatori ci hanno chiamato dicendo che chiamavano, chiedevano, ma non i numeri spesso sono intasati, o sì, all'italiana sì, ti do un numero e poi non risponde nessuno. Oppure stai in linea... stai in linea un casino di tempo, il solito problema di sentirsi un pochino abbandonato da se stessi c'è, e c'è anche in questo caso. L'altro aspetto, secondo me, che cerca di far emergere la signora, è che molto probabilmente, al di là dell'immigrato o non immigrato, che può essere giusto o sbagliato, tante volte magari si tende nella nostra italianità a pensare poco prima a noi e a pensare sempre in generale anche agli altri. Però è un'esigenza che va comunque colta comunque, e analizzata. Livia, adesso uno guarda i giornali e legge i giornali. È chiaro che oggi ci sono due notizie, uno è il coronavirus e l'altra è la Turchia e il caso della Siria. Magari dopo la pubblicità parliamo anche un secondo di questo, perché è chiaro che la gente è preoccupata e spaventata. Sì, andiamo in pubblicità, arriviamo. Ma non per il coronavirus. Della società. Eccoci qua, ben ritornati. Allora, qualche telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono io? Sì, buongiorno. Signora. Buongiorno a tutti, sono Antonella. Antonella, ci dica. Buongiorno a tutti. Allora, mi è piaciuto, scusa un attimo da sapere, con la battuta che ha detto il signor medico, dentista, credo, no? Sì, Petit. Che è stato un milanese che ha portato il coronavirus giù in Africa, è bellissima, veramente, mi è piaciuta. No, è vero, signora. No, ma lo so che è vero, ma bisogna spiegarglielo, ad esempio la signora che ha chiamato prima, che ha continuato a parlare sempre delle stesse cose, perché questa gente qui sempre delle stesse cose parla sempre di immigrati, di quelli che arrivano di qui, di quelli che... cioè hanno proprio, è una monotematica la loro, parlano sempre delle stesse cose. Comunque, detto questo, io da cittadina italiana che paga le tasse, sì, lombarda, vorrei sapere una cosa, ma le cliniche pseudo private o pseudo convenzionate, come li chiamano loro, stanno contribuendo in qualcosa in questo periodo per questo problema del coronavirus, oppure si sono barricate e guai chi ci entra lì perché hanno paura che li infettiamo? No, perché vorrei saperla questa cosa, perché io da cittadina che pago le tasse, purtroppo queste tasse vanno anche a queste cliniche qua. Va bene, grazie. Sì, no, su questo... E giustamente è corretta la domanda che viene posta. Proprio ieri è stato siglato un accordo con tutte le realtà private accreditate al modello lombardo, per cui fin da oggi ci saranno dei medici che verranno trasferiti a titolo gratuito da delle aziende private accreditate alle aziende pubbliche che oggi
a Lodi, a Cremona, a Pavia, hanno bisogno di medici, di infermieri, e quindi anche a loro il nostro grazie. No, devo dire che c'è la massima collaborazione, la massima attenzione, un piano di azione anche su questo che si sta svolgendo nel migliore dei modi. Allora, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, io sono il Dino di Mingate. Buongiorno. Intanto buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Grazie. Il signore che ha detto prima della sanità, che è la migliore del mondo, ha pienamente ragione. C'è solamente un difetto in Italia, che viene finanziata pochissimo, sia la sanità che i medici, perché abbiamo le migliori menti noi nel mondo, le migliori. Poi un'altra due domande gli devo fare, un po' veloci, Lidia. Sì, infatti 15 giorni fa te l'avevo detto per lo sciacallaggio delle mascherine e tutto il resto, cosa che è avvenuta, no? L'ultima domanda, allora io per mia moglie percepisce il reddito di cittadinanza, sì. Due mesi, anzi me glielo danno, ve lo ho consegnato l'ISE, ha consegnato tutto per fare il rinnovo e tutto il resto, mi sono sentito dire, devo rifare la domanda. Nella mia situazione familiare, e tu lo sai... Ma mancava qualcosa? Mancava qualcosa? Non mancava niente. La storia era come l'anno scorso, 2 anni fa e 3 anni fa. Tutto qua. Io stamattina c'ho da pagare l'affitto e la luce. Vado in banca, io c'ho l'assegno sociale, tu sai che sono un invalido. Devo ritornare con la monetina. Testo o croce, cosa pago? L'affitto o la luce? No, ha ragione, ma bisogna capire perché... Io vorrei sapere lì, e poi c'è gente che percepisce 1.700-1.800 euro al mese e in più percepisce il reddito cittadino. Ma che controlli fanno? No, vabbè, quello, io credo che i controlli siano assolutamente validi, magari c'è qualcosa che manca, oppure non so, ci sarà un motivo per cui le richiedono di fare la domanda, porti pazienza, la faccia... E mi rendo conto che poi pagare le bollette è sempre un problema quando non entrano i soldi. Pronto? Pronto? Chi parla? Buongiorno. Pronto in diretta? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto. Signora. Sì, io... Pronto, allora io sono Marisa. Marisa. Sì. Abbassa il volume, Marisa. Allora, io non mi è stato bene il discorso che ho fatto prima. Che hanno detto che il virus l'abbiamo portato noi in Africa, ma noi chi ce l'ha portato, chi ce l'ha mandato gratuitamente qui? È arrivato dall'Oriente. È arrivato. E a noi allora? Poi ce lo siamo portati noi con i viaggi, noi italiani, non italiani. Diciamo che il virus non ha un colore di pelle, vogliamo dire questo? Non è una frontiera. Non è globalizzato. Sa perché? Ogni cosa è colpa dell'Italia. Tutte le cose che succedono, l'Italia è sempre in prima linea perché è la colpevole. Non ci sentiamo i nostri politici. Sembra che non fanno niente per dar ragione a tutta l'Europa e all'estero. Grazie. Intanto, ecco, c'è un esempio positivo. Vediamo, la Diamond Princess, sapete, ha completato lo sbarco. Beh, quell'immagine lì dell'ultimo a scendere, il comandante italiano, insomma, è un messaggio positivo. Noi abbiamo positivo, Olivia, tanti Monti, italiani... Fammi dire una cosa. No, perché è stato detto... Allora, è normale la microfono, passione... Microfono, Federico, a testa in giù, deve andare in su. Tiri su testa verso la bocca, in giù, okay, vediamo. Okay. Va bene? Perfetto, sì. Okay. No, dicevo, la passione di chi ci guarda, chi ci ascolta è comprensibile, però il nostro ruolo è anche quello di dare informazioni giuste. Non è vero che la sanità in Italia è, come dire, meno sovvenzionata, meno pagata rispetto a quelle del resto d'Europa. Anzi, per molti anni lo è stato ben più è stata molto più pagata. Adesso diciamo che la sanità, per la sanità più o meno si spende quello che si spende mediamente negli altri paesi. Il vero problema è che la sanità italiana, anche quella lombarda, perché adesso non è che possiamo fare finta di niente, ha portato una serie di scandali, una serie di sprechi, e io non torno a fare l'elenco anche degli sprechi della sanità lombarda, che se da una parte ha portato una buona qualità, non solo quella lombarda, anche quella dell'Emilia Romagna, diciamo della verità, posso finire molto, non solo quella della, non diciamo solo quella lombarda, ma anche quella diciamo dell'Emilia Romagna, della Toscana e del Piemonte, diciamo così, in generale la sanità del nord è evidentemente stata una buona sanità di qualità, lo è molto meno nelle strutture come la RSA e ha portato una serie di scandali e di sprechi. Quindi, per non dire le cose che dicono tutti, magari per raccogliere qualche voto, la nostra sanità
è stata parzialmente ridotta perché prima veniva foraggiata troppo e i soldi non andavano ai malati, a chi aveva bisogno, ma venivano gettati al vento. Quello che bisogna dire è che i posti di rianimazione non sono stati tagliati, è stata tagliata moltissimo la sanità italiana, non i posti di rianimazione da molti anni, però era inevitabile trovarsi impreparati di fronte a un virus imprevedibile. Vabbè, come però... questo, quindi questo lo possiamo accettare. Fammi dire un'altra cosa, Monti, anche tu non hai, come dire, retto alla tentazione. Però non monopolizzare perfino, la trasmissione. No, perfino di attaccare, perfino sei quello che naturalmente è intervenuto di più fino adesso. Comunque, sei riuscito addirittura a attaccare l'Europa, anche in questo caso. La cosa divertente è che si riesce a dire che adesso il problema è che l'Europa non pesa abbastanza, non fa abbastanza, quando, poi ne parliamo anche quando da parte dei miei interlocutori evidentemente c'è sempre stata la richiesta che l'Europa, non abbia soldi e non abbia budget. Se un'Europa federale vera, come un tempo voi volevate, bei tempi, avesse le risorse, potrebbe come Europa... fare la regia di questa crisi 7, e anche intervenendo di soldi. Poi sui dati ne parliamo, Monti, ci divertiamo. Dammi un minuto in più, Olivia, però a me piace parlare dei numeri, perché se ognuno parla vanvera, i numeri non hanno colore politico. Allora, l'Italia investe il 6,7% del PIL sulla sanità, la media europea è 7,3%. La Francia investe 7,4, la Germania investe 7,6. Cioè, come ho detto io, fino a qualche anno fa era uguale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eroga a pari servizi con costo 30% inferiore della Francia, 50% inferiore rispetto alla Germania. Quindi noi costiamo meno, cioè, abbiamo i medici meno pagati di Europa, ma con una delle professionalità maggiori. Quindi non è vero che la sanità, specialmente la sanità lombarda, veneta, costano tanto ai cittadini. O sono costate, perché considera che negli anni 90 noi costavamo il 7,1% del PIL in media rispetto all'Eurozona. Quindi quello che prima si diceva, c'è chi ha, sì è vero, c'è chi ha sperperato le risorse. Noi abbiamo 5 regioni in Italia che tra il 2000 e il 2005 sono andate in default finanziario. Sì. Guarda caso, chi è che ha pagato i debiti? La Lombardia, caro signore, perché dove hanno tagliato l'assunzione dei medici? In Lombardia, pur noi essendo accresciuti di 5 volte il numero di pazienti che curiamo da tutta Italia. Ok, quindi tu metteresti più risorse. Paga i TAS, scusami, però non ripetiamolo. Allora, noi massima disponibilità, 54 miliardi di disavanzo fiscale che abbiamo in Lombardia, va bene. Però anche farci prendere dei fessi e dirci che quali cose non funzionano, perdonami, ma io allora voglio sentire due telefonate, poi su Villa e Petit, su questo, anche perché Lombarda, poi mi dici altro tema, guardate, nel frattempo infatti è meglio del resto d'Italia, in Puglia nella RSA. Vabbè, ma questo lo dicono tutti, lo sappiamo. Con ordine, se proprio volete confrontarvi su questi temi. No, Delta e American Airlines hanno bloccato i voli su Milano, questo è un altro dato importante, ci sono degli italiani rimasti a terra a New York, quindi sicuramente un grandissimo disagio. Anche c'è un racconto di una donna a Tenerife altrettanto fermata e bloccata, quindi ci sono delle esperienze sicuramente traumatiche. Quello che possiamo dire è che in questo periodo è un periodo fortemente difficile, non solo per chi è in quarantena, che non è semplice stare in casa o comunque in ospedale, magari anche tutti, no, con i medici che si presentano tutti coperti con quelle immagini che noi abbiamo visto, che già ci impressionano a guardare, figuriamoci in quei momenti, magari sei in rianimazione. È un periodo difficile anche proprio per tutto il paese, perché comunque ci ritroviamo a casa con i bambini che dovrebbero festeggiare il carnevale in allegria e sono a casa che capiscono tutto quello che sta accadendo. Pronto, chi parla? Oh, buongiorno. Sono Antonio da Melzo. Buongiorno Antonio. Io volevo, forse perché tutta la vita mi sono occupato e sempre cercato di capire le cause dei problemi, volevo cercare di vederlo da un altro punto di vista, questo problema qua. Cioè proprio basandosi principalmente sui numeri. Quando si dice ma cominciamo a intervenire e poi dopo analizzeremo le cause. Sì. Ma io so anche che se non si capiscono le cause si rischia di sparare a caso senza magari intervenire nella direzione giusta. Ecco. Poi per l'amor di Dio, ecco. Vado allora, al sodo perché dobbiamo fare telefonate veloce, mi scusi. Sì, io volevo dire, io partivo solo dai numeri, no? Allora, 1700 persone infette, 40 morti. Io dico,
ma è possibile che solo noi abbiamo avuto questo codogno che dove si è scatenata l'ira di Dio? Cioè non tornano i conti e non ce ne siamo noi ce ne siamo accorti prima. Ho capito, ma il virus non ha, va da qualsiasi parte. Perché negli altri paesi? Perché siamo il secondo paese al mondo? Ma perché solo in Italia c'è questa concentrazione, questi numeri che fanno paura? Non in termini assoluti, ma in termini relativi. Secondo me c'è qualcosa che ci è sfuggito e ci sfugge. Allora, no, diciamo, le risposte dei virologi sono che in Italia si fanno molti più controlli che in altri paesi, probabilmente. Beh, insomma, no? Risulta che hanno fatto molti più tamponi. Ma non spiega perché se c'è, se si fanno i controlli, non spiega perché se negli altri paesi non si fanno i controlli, ma i morti ci devono essere come ce li abbiamo noi. E no, qui il problema che sono. Allora, in Germania hanno fatto presente che nell'ultimo mese c'è stato un boom di polmoniti sospette. Sì. Ma 40 morti li abbiamo avuti solo noi, noi 40 abbiamo morti. Abbiamo 1600 infetti. La percentuale è un po' uguale in tutti i paesi. Dai. Allora, andiamo in pubblicità, voglio sentire, dicevo, su Villa e Petit, su questo in effetti un'osservazione che ci sta, perché comunque tutti noi ci troviamo di fronte a dei numeri molto importanti. Dicevamo, il terzo paese, l'Italia, per contagiati, quindi è sicuramente un dato che fa riflettere. Arriviamo subito, Ho tutte le malattie io davanti. Eccoci qua, ben ritrovati. Pronto, chi parla? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buona settimana, sperando che vada tutto bene. Allora, io due cose rimango basita. Sì. Perché abbiamo, a parte i signori, non so di che classe politica sono, sì, ma l'inefficienza di questa classe politica che abbiamo oggi, proprio in questi giorni. Perché a parte la sceneggiata che ha fatto il Premier, che io ho visto quella sera che andava su tutte le reti nazionali e mi sembrava più una star che stava promuovendo un film, perché poi la gente logicamente si è spaventata perché non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. Anche l'altro giorno il nostro presidente della provincia di Varese, che si metteva la mascherina, sinceramente io l'ho visto quando l'ha fatto, ho detto bastava semplicemente comunicare che si atteneva ad avere la mascherina, si mette perché si è ammalati. Esatto. Se si pensa, allora qui è preciso, gli infermieri, gli ospedali stanno facendo il massimo, perché ho delle persone che lavorano dentro gli ospedali, sì, che conosco, sì, sicuramente, e sicuramente più di quello non possono fare, perché orari massacranti, esatto, ma quello che a me preoccupa più che altro è che qui parlano tutti della recessione, ma noi siamo già in recessione, signori, perché le aziende stanno già chiudendo da molto tempo prima che succedesse questa cosa. Sì, diciamo che in questo momento non ci aiuta. Esatto, quello che a me preoccupa, il signore di prima che ha detto non mi danno più il reddito di cittadinanza, ma sì, signore, qui non avremo neanche lo stipendio tra un po', sì, perché voglio chiedere dove ci saranno fuori tutti i soldi per dare tutti i soldi a queste aziende che stanno ferme per questo esatto, virus. Il governo cosa sta facendo? Grazie. Allora, in questi giorni si sta trattando e discutendo anche di questo su Villa. Intanto volevo un commento su Delta e American Airlines che ha fermato i voli per Milano, il Louvre chiuso, caspita, insomma è veramente scioccante, no? Questo, anche come il mondo ci sta guardando e sta avendo timore degli italiani, è una brutta sensazione. Beh, questo è ciclico, nel senso che voglio dire, magari cambiano gli argomenti. Proviamo ma un po' quello che si prova in altre, che altri l'hanno popoli l'hanno provano, avuto magari lei, tanto in passato per le mafie, oggi invece ce l'hanno per il virus. Il virus oggi è una novità completa che ha una grossa difficoltà, che è quella del controllo. E il problema del controllo del contagio è un problema che mette paura alla gente. Ci troviamo poi con dei provvedimenti che non sempre possono essere magari capiti dalla cittadinanza e non sempre sono razionali, perché io faccio un esempio stupido, ho dovuto portare mio figlio settimana scorsa dal pediatra, sì, c'era il sostituto del pediatra, al telefono fa: chi lo deve portare il bambino deve essere sano, non deve essere contagiato, non deve entrare nella sala d'aspetto e deve portare il bambino che deve essere sano, non deve essere contagiato. Io e mia moglie ci siamo guardati e abbiamo detto: tu sei contagiato? Boh, non credo, io neanche, speriamo, andiamo là, se no non lo portiamo il bambino dal pediatra. Tolgono, no? Anche gli appuntamenti se non gravi. Assolutamente, però fa capire un po' la psicosi e ogni tanto le storture. Idem quando c'è stato il primo provvedimento di Fontana che diceva fino alle 18, no, i bar possono adesso stare aperti, dopo decreto no.
ha cambiato qualcosa, no? Sì, certo. Però dopo no, il cittadino normale, la prima cosa che si chiede, effettivamente è emerso, mi ricordo la mattina dopo, stiamo parlando del lunedì 24 di febbraio che ero al bar, la gente diceva, cos'è, dopo le 18 il virus se ne va in giro, prima delle 18 invece no. C'è un motivo, i virologi l'hanno spiegato, perché c'è una diffusione maggiore dopo quell'orario, perché da quell'orario in poi è un momento di ritrovo maggiore, soprattutto dei giovani, nei posti chiusi. Quindi questo, la movida, la questione dell'aggregazione è ok, però le persone... Le persone spesso e volentieri, in un primo tempo li avevano chiusi, in un primo tempo li avevano chiusi e poi li hanno aperti solo fino alle 18. Quindi la misura è stata un po' schizofrenica. Poi la mediazione politica è stata quella di dire un buon senso, decidiamo un orario, ci vuole un po' di buon senso, no? Ci dicono sia la cosa migliore. È chiaro che non è che prima alle 17:59 non c'è il virus, alle 18 c'è. Però se tu chiudi alle 18 andavi a contenere, come adesso il discorso è stato detto, il danno che si veniva a creare a un sacco di persone, perché a me è capitato ad esempio di gente che mi ha detto io apro alle 18, no, il locale, e non stiamo parlando magari di locali di movida, ma semplicemente non so, la vineria o chi si occupa di fare più la sera, cosa faccio? Ecco, tante persone ovviamente si trovano in difficoltà. Guardate, nuovo decreto in Lombardia, chiuse le scuole, le palestre, poi c'è tutto un capitolo enorme sulle scuole, perché questi ragazzi... due settimane così centrali, tra l'altro, nell'insegnamento, no? Saranno condizionanti, hanno già detto che non verrà perso l'anno. No, due settimane, l'anno non viene perso, però, poi le scuole sono sospese, molte scuole stanno facendo la possibilità ai docenti di fare via web, la possibilità anche di fare delle lezioni online, tanti giovani insegnanti le stanno facendo. Voglio dire, è chiaro che è una situazione emergenziale. Adesso io direi la priorità numero uno, io concordo con Fontana, che magari è stato drammatico con la mascherina, però ha dato un messaggio di serietà. Ma più che altro con quella sbagliata, però. Mi sì, poi posso dirti, uno dovrebbe guardare il video di 2 minuti, non fare lo screenshot. No, perché i giornali, anche giornali quotidiani nazionali, La Repubblica, eccetera, hanno commentato la mascherina. Addirittura La Repubblica ha sottotitolato in cinese, come per dire in Cina che noi abbiamo paura di loro. Cioè, non tiriamoci la zappa sui piedi, cerchiamo di dire che gli italiani... Ecco, perché se noi facciamo vedere solo il pezzettino, fa paura anche a me. No, tra l'altro voglio dire, anche di mio figlio di 2 anni si spaventa davanti alla... Possiamo dire che ha sbagliato a mettere la mascherina, non è una cosa così grave, ha detto tante altre cose, però quello poteva evitare. Cioè, se noi prendiamo... Sì, dai, non è il fulcro del motivo della possiamo dire che cosa, come l'altro che dice che i cinesi mangiano i topi vivi e tutto. Insomma, sono delle cose che si possono evitare, delle stupidate. In quei 2 minuti Fontana voleva giustamente dire, signori, qui noi dobbiamo prendere misure forti... Voglio dire, da bravo amministratore, da uno dei pochi politici che abbiamo, che non deve fare la superstar come Conte, eccetera, eccetera, ma è uno che sta facendo bravo amministratore, che si è chiuso in ufficio a me, da parte mia va il mio grande ringraziamento a Fontana, che è chiuso in ufficio da 10 giorni a lavorare H24 per la Lombardia. Ecco, lui ha voluto dire, signori, ognuno deve fare delle rinunce, ci spiace per tutti, ma le dobbiamo fare. Petit, tra l'altro, guardi un po', Fontana, lauree a marzo, servono infermieri, quello che dicevamo prima. Sì, questo è solamente un fatto organizzativo abbastanza che può interessare poco. Allora, c'è il coronavirus, ma lo sapete che ci sono 2 altri virus peggiori del coronavirus? Uno si chiama ignoranza e l'altra vanità degli ultimi 25 giorni. Okay. Secondo punto, devo riprendere un attimo il mio interlocutore di Più Europa. Allora, in 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi alla sanità. La regione Lombardia è quinta. Tutte le aree sono state tagliate. No, 37 miliardi sono stati tagliati in 10 anni. Com'è? Quasi tutte le aree del paese sono state tagliate. Sono 37 miliardi. Certo. La sanità entro il 2025 avrebbe bisogno di un finanziamento non di 117 miliardi, e perciò i 37 miliardi sono diventati 34, ma avrebbe bisogno... E questa è la cifra confermata, di 230 miliardi per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale.
siamo disposti a sostenerlo? Stiamo invecchiando come popolazione, senza fare le ciaccarate politiche o partitiche. Lo conosci il motivo, no? Il motivo è perché stiamo invecchiando come popolazione, quindi inevitabilmente la sanità... fare le disquisizioni o gli analisi cerebrali. Siamo disponibili a sostenere il Servizio Sanitario Nazionale? Siamo disposti che se non facciamo quota 100 e non facciamo il reddito di cittadinanza, magari potremmo dare i soldi alla sanità. Va bene, quello è un altro discorso. Però facciamo il discorso di bilancio. Dal valore iniziale in politica c'è due valori, si congiungono per l'obiettivo finale. È lì che si crea il problema del bilancio, il progetto paese. Fatto poi c'è il reddito di cittadinanza, non mi interessa niente. In questo momento penso all'emergenza sanitaria. Tutto qua, la Lombardia sta facendo il suo dovere, il Veneto sta facendo il suo dovere, il Piemonte sta facendo il suo dovere, la Liguria e l'Emilia Romagna sta facendo il suo dovere. Io non ho connotazioni perché sono da una parte e devo disputare contro gli altri. Allora, voglio sentire una telefonata, pronto? In sanità non si scherza mai. Buongiorno, sono Giorgio da Brescia. Benvenuto. Salve, io ho due pensieri. Il primo è che se facessero il tampone a 60 milioni di italiani, 30 milioni avrebbero il virus. Probabilmente si è diramato così tanto che ce l'abbiamo quasi tutti. Solo che io come nelle influenze più gravi c'è gente che ha delle patologie per cui sono quelli che muoiono. Per quanto riguarda l'Italia... Che a noi dispiace anche per loro, perché anche questa cosa che se muoiono 40 persone anziane... No, ma io sono uno che ha 70 anni, bene. per cui posso parlare... Sì, prego. Ecco, prego. Per cui ho 70 anni, se capitasse a me che ho una patologia, purtroppo ci lascio le penne. Però stiamo facendo una demagogia tale che adesso la Airlines blocca i voli, la Spagna blocca i voli, però noi permettiamo... a 20-30 mila persone che arriveranno attraverso i Balcani di arrivare qui in Italia. Sono volevo dire al dottor Pettito una cosa. Dottore, sì. Scusi, ma visto che lei è dalla parte governativa, se non sbaglio. Perché non porta avanti l'idea che bisogna tirar fuori 20 miliardi, 25 miliardi adesso come adesso per sistemare le imprese italiane? Perché sennò veramente noi a fine anno andiamo in default e poi dobbiamo ringraziare Giuseppe Conti e tutti quei grillini che sono disposti ad avere la decrescita felice. Grazie, arrivederci. Allora, io devo andare in pubblicità, poi rientro, risponde Petit e voleva anche rispondere Federico. E tra l'altro vi faccio anche presente che c'è anche questa situazione di rabbia, di frustrazione, soprattutto dalle zone rosse, no? È chiaro questo, la rabbia dei prigionieri del virus, noi siamo stati presi in giro. Tra l'altro ci sono questi episodi di chi cerca di fuggire, chi c'è riuscito, chi si è allontanato, si spostano, vanno al sud e poi portano anche il virus e quindi dopo non si riesce a contenere, una macchia d'olio proprio. Strade vuote, bar chiusi nella zona rossa dell'Odigiano, il sindaco però dice dal governo un'elemosina e uno schiaffo. Eccoci qua, ben ritrovati, pronti a chi parla? Silenzio, siamo in onda. Sono Mara, buongiorno. Mara, benvenuta, lei come sta? Io sto abbastanza bene, grazie. Bene, meglio così. Senta, io però mi lascia esprimere il mio... Certo, pensiero, per cortesia. Sì. Io vorrei dire questo, è logico che tutto quello che succede di bello o di brutto succede al nord. Il nord cos'è? Il motore dell'Italia. Quando arrivano dall'estero, arrivano tutti a Milano, io sono lombarda, per cui la conosco la Lombardia bene. Al sud, cosa vanno a fare al sud? Vanno al mare. E oltretutto adesso ci stanno anche ridendo dietro. Oltre che hanno il reddito di cittadinanza, oltre che c'è la mafia, oltre che c'è la camorra, oltre che c'è tutto, dicono non vogliamo i settentrionali, signora, qui, perché ci portano la... Signora, in questo momento difficile, perché non siamo tutti uniti? Ma scusi, sono loro che non sono uniti, ma perché ce l'avete sempre con noi? Ma perché ce l'hanno sempre con noi? Ha letto a Ischia cosa hanno scritto di noi, che non ci vogliono. Vabbè, sono due persone, se hanno detto... Ma scusi, ma perché dobbiamo essere sempre noi massacrati, oltretutto quello che abbiamo dato all'Italia? Grazie, io spero che il coronavirus non divida ancora di più il paese. Non la metterei su nord e sud. Esatto, sta facendo il contrario, però stranamente il coronavirus sta portando a una situazione ribaltata.